Lo senti? Sorpresa, è una torta alla cannella e toffee. Ho pensato che dovessimo festeggiare il tuo arrivo. Voglio che tu ti trovi bene qui. Perciò stasera non mangerò torte di lumaca. Ehi, ho un'altra sorpresa per te. Ecco qua. Una stanza tutta per te. Spero ti piaccia. Sta bruciando qualcosa? Fa come se fossi a casa tua. Perché non si è mai visto uno scheletro buttarsi col paracadute? Perché non ha fegato? Sei già sveglio, vedo. Voglio che tu sappia che sono felicissima di averti qui con me. Qui ci sono molti vecchi libri che voglio condividere. Voglio mostrarti anche il mio posto preferito per la caccia agli insetti. Ho anche preparato un percorso di studi per la tua istruzione. Potresti rimanere sorpreso, ma ho sempre desiderato essere un insegnante. In realtà, forse non ti stupirà molto. Comunque, sono contenta che ora vivi qui. Cosa volevi? Cosa c'è? Cosa? Questa è la tua casa ora. Vuoi che ti dica qualcosa su questo libro? Si intitola I 72 usi delle lumache. Che ne pensi? Vuoi sapere una curiosità? Lo sai che le lumache parlano molto lentamente? Oh, sto scherzando. Le lumache non parlano. Ma sono interessanti. Io ho da fare. Non ti muovere. Vuoi sapere come tornare a casa, vero? Davanti a noi troverai la fine delle rovine. È un'uscita a senso unico verso i sotterranei. Io la distruggerò. Nessuno potrà andare via di nuovo. Ora fai il bravo bambino e va di sopra. Tutti gli umani che precipitano qua giù vanno incontro allo stesso destino. L'ho visto e rivisto. Arrivano, se ne vanno, muoiono. Se tu, piccolo ingenuo, lasciassi le rovine, lui
Asgore ti ucciderà. Ti sto solo proteggendo, lo capisci? Va nella tua stanza. Non provare a fermarmi. Questo è l'ultimo avvertimento. Sei così ostinato ad andartene. Sei come tutti gli altri. C'è una sola soluzione per questo. Mettiti alla prova. Dimostrami che sei abbastanza forte per sopravvivere. Riesci a trovare nessun argomento di conversazione, eh? Hai provato di nuovo a cercare qualcosa da dire? A quanto pare, conversare non ti servirà a niente adesso. Bene, torna su. E così, per la prima volta, l'umano provò il vero potere dei mostri. Toriel, una creatura che con i suoi modi gentili gli aveva tolto ogni timore, ora gli si parava innanzi, facendo nascere sentimenti di paura. Arrivato sotto l'albero spoglio, l'umano si ricordò del coltello trovato poco prima. Col cuore avvolto dai dubbi, prese una decisione. Se voleva riuscire a uscire dalle rovine, non poteva fare che una sola cosa. Ancora? Cosa ci vuole per farti imparare la lezione? Non riesci proprio a capire. Voglio solo proteggerti. Ti prego, non fare così. Non servirà a niente questa volta. Provare a ragionare, io ti proteggerò anche a costo di farti male. Non voglio che tu muoia, non come tutti gli altri.
Toriel ormai non combatteva più. Era davvero una lotta per la sopravvivenza, questa. Il mostro che l'umano aveva davanti era davvero lo stesso con cui aveva passato quella giornata. Tanti ricordi iniziarono a balenargli nella mente, di tutto quello che era successo in quel giorno dalla sua caduta sino a quel momento. Stava per buttare a terra il coltello quando un ricordo che non doveva tornare gli balenò nella mente. Sei un idiota! In questo mondo uccidi o vieni ucciso! Un attimo di paura, un fendente. Sei più forte di quanto pensassi. Ascoltami, piccolino. Se attraverserai la porta, cammina il più lontano che puoi. Alla fine arriverai a un'uscita. Asgore, non permettere ad Asgore di prendere la tua anima. Il suo piano non può avere successo. Sii buono, d'accordo? Bambino mio. Dinanzi l'umano, ora non c'era altro che un mucchio di polvere. Le parole di Toriel in punto di morte fecero crollare la povera creatura, che corse fuori da quel sotterraneo, sino a tornare ai piedi dell'albero. Una volta sotto il vegetale morente, urlò e pianse, gettando via quel coltello e rendendosi conto di quello che aveva fatto. Aveva lasciato che la paura lo attanagliasse e gli facesse prendere la decisione sbagliata. Era diventato lui un mostro, esattamente come Flawi, e nulla gli avrebbe permesso di liberarsi da questo peccato. Non so quanto rimase lì tra le lacrime, con ancora addosso la polvere di Toriel, un'anima buona che voleva solo il suo bene. So soltanto che ad un certo punto si alzò e tornò dinanzi alla porta. Spero che ti piaccia la tua scelta. Dopotutto, non si può tornare indietro e cambiare il destino. In questo mondo, uccidi o vieni ucciso. La vecchia ha provato a cambiare le regole. Ha provato così tanto a salvare voi umani. Ma quando è toccato a lei, non è riuscita a salvare se stessa. Che idiota! L'umano, al sentire di quelle parole, ancora una volta cedette sotto il suo peccato. Toriel era morta a casa sua, ed esattamente come ha detto Flawi, nulla la potrà far tornare. Con il cuore distrutto dagli ultimi avvenimenti, il caduto varcò la porta delle rovine.